siamo i ragazzi della Giffone Summer School, la scuola organizzata dalla Giffone Academy. Volevamo farti una semplice domanda. Prima ci hai parlato alla masterclass del fatto che purtroppo lo Stato oggi non aiuta i giovani artisti in Italia. Lo fa poco. Consiglieresti alle band o agli artisti comunque emergenti di fare l'esperienza all'estero, no? No, io consiglierei di fare questa richiesta. Io parlavo soprattutto prima di quanto ci sia bisogno di aiutare la musica allo stadio iniziale, quindi la musica si suona dal vivo, quindi servono dei posti piccoli per farla, delle sale prove e soprattutto alle prime uscite in pubblico, e sono quei piccoli locali, proprio piccoli locali che nel piccolo paese fanno musica dal vivo e oggi sono costretti a fare solo cover band perché non danno spazio e non hanno soldi per poter sostenere delle piccole realtà, dei piccoli artisti con canzoni proprie, come succedevano agli 10 anni a Lecce. Quindi quello che io spero succeda è che lo Stato aiuti al più presto questi piccoli locali e li consideri come centri di propulsione vera, da cui può ripartire tutta la musica, diciamo, iniziale allo stadio embrionale, per cui non credo che i ragazzi debbano andarsene all'estero. L'estero è un'esperienza da fare per tutti, noi siamo stati dei festival importanti e ogni volta hai da imparare mille cose, è bellissimo, perché comunque riesci a condividere dei palchi con delle culture diverse, per cui hai solo da imparare, sei piccolo, anche in un palco dove tu pensi di stare andando a suonare più di questi festival, hai solo e sempre da imparare, da sentirti sempre più piccolo ogni volta che ritorni indietro. Quindi l'estero lo consiglio in genere come viaggiare, chi lo può fare lo faccia, insomma. Io, cioè, quando non potevo viaggiavo sui libri, no? Viaggiare in genere è bellissimo, anche attraverso una canzone o un libro. Però credo che bisogna resistere, che in Italia, io spero che invece non do la colpa ai ragazzi, io purtroppo chiedo proprio che lo Stato sia attento nei confronti dell'arte proprio nel momento iniziale della creazione, della prima pubblicazione, cioè bisogna che lo Stato italiano sostenga l'arte, cioè come fanno in Inghilterra, come fanno in altri paesi dove i ragazzi alle prime armi sono sostenuti, hanno dei sostegni, i locali hanno dei sostegni per fare musica originale, quindi bisogna guardare anche a quello e spostare proprio l'attenzione soprattutto su come debba nascere l'arte in Italia, perché c'è un sottosuolo musicale, cinematografico, letterario fantastico, non bisogna considerare solo quello che arriva dalla TV o dalla radio, che fa arrivare sicuramente anche delle cose ottime accanto a delle cose magari marginali, però io spero che succeda, insomma, che l'Italia si accorga di essere stato sempre un paese di poeti e sognatori. Grazie mille. Grazie. Solo l'ultima cosa, se puoi salutare i ragazzi della Giffone Academy. Ragazzi della Giffone Academy, vi saluto, grande, fateci rimanere bambini per sempre. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.